A 30 anni dall'uscita della celebre pellicola Dirty Dancing, i balli proibiti sono arrivati anche al Teatro Petrarca di Arezzo, una fedele trasposizione teatrale del film sull'assise del Teatro Petrarca, in scena gli indimenticabili balli e la storia cult, riproposta in versione musical. Dirty Dancing, The Classic Story on Stage, racconta infatti il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby e il fascinoso maestro di ballo Johnny, nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico. Nasce così la loro storia d'amore, accompagnata dalle musiche indimenticabili e dai balli ad altissima carica sensuale. C'è questo bel ragazzo che si innamora di questa ragazza che è molto intraprendente, pur non essendo magari la classica bellissima della famiglia, no? E quindi questa storia fa sognare le persone, gli fa credere che tutto in amore sia possibile. Quindi secondo me è uno dei motivi per cui anche Dirty Dancing piace e emoziona il pubblico che viene a vederlo. Secondo me è questo uno dei motivi principali, oltre ovviamente la musica e le meravigliose coreografie e la regia di Federico Bellone e di Gillian Bruce. Sul palco anche un'orchestra di 5 elementi che hanno eseguito in scena i pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora, come l'intramontabile Time of My Life.